Il giorno dei gemelli, il 22.02.2022, febbraio, data non solo palindroma ma anche ambigramma, di scena nel chiostro virginiano di Altavilla Erpina. L'evento è giunto alla sua seconda edizione, patrocinato dal comune, dalla Proloco Altavillese, dal CIP provinciale, è stato organizzato dalla fotografa Antonia Di Nardo. Numerose le coppie provenienti anche dal nord Italia per presenziare alla manifestazione. In tanti hanno portato la foto dei loro gemelli distanti per motivi di lavoro e impegni familiari. Una giornata speciale nel segno dei gemelli, vissuta con entusiasmo ed emozione. È stato difficile organizzare questo evento in questo periodo così buio. In realtà non so neanche io come ci sono riuscita, perché non lo volevo fare, invece ora mi trovo qui con voi a parlare di gemelli e sono davvero felice. È stato difficile, è stato divertente, anche perché poi i gemelli sono così orgogliosi della propria singolarità, che è un bisticcio di parole, che paradossalmente hanno fatto tutto loro. Cioè io ho soltanto fatto una locandina, poi quello che è qui è tutta magia loro, non è mia. Si riparte con questo nuovo anno all'insegna del buon auspicio. Le condizioni sono sicuramente migliori e noi stiamo pianificando tutta una serie di iniziative, e questa è una delle più belle e interessanti che Antonio ha curato ormai da un po' di tempo, e che è una caratteristica che contraddistingue il nostro territorio. È un territorio che ha sempre un piede nei grandi eventi e nelle caratteristiche della storia nazionale, delle particolarità che in questo momento riguardano il nostro paese. È una bella esperienza, almeno anche per conoscere, per capire com'è la vita con degli altri gemelli. E la vita vostra com'è da gemelle? È molto particolare. Di la verità, no, è complicata? Speciale, perché come se sia una complice a vita, sempre appresso, è uno specchio con sé. Cosa vi aspettate da questo incontro tra gemelli? Di conoscere altri gemelli. Voi? Magari anche qualche fidanzato. Trovare qualche fidanzato gemello. Gemello, sì, dai. Ah, che bello però. Pure tu vuoi gemelli? No. Come no? Sì. E voi invece già siete fidanzati? Sì, noi sì. O gemelli o... No. Fortuna no. Tu? No, fidanzato ma non con un gemello. Vi presento questi gemellini, sì, che sono monozigoti. Allora, Dustin, Nathan e Thomas. E abbiamo anche il quarto gemello, che è un po' più alto, è un po' più cresciutello. Il quarto gemello, sì, in effetti il quarto gemello. Ma chi è che fa più i capricci, Matteo o loro tre? Tutti e quattro. Ah, tutti e quattro. Purtroppo. Quindi da sola devi badare tutti e quattro. Quindi pensa che carattere che devo tenere. Ho una famiglia davvero speciale, credo che sì. Non manca mai la compagnia, no? No, infatti. Poi comunque abbiamo avuto i nonni sempre presenti, che ci aiutano, le zie, quindi siamo... E poi sono loro, hanno detto che litigano, ma sono molto uniti tra di loro.